C'era una volta un videogioco molto bello e veloce che faceva capolino in quasi tutte le sale giochi e spiagge a partire da metà degli anni 90. Il suo nome era Windjammers, uno dei titoli che non può mancare nella cultura generale di ogni buon retro gamer. Se volevi sfidare un amico in uno scontro testa a testa, senza esclusione di colpi, e vivere momenti di adrenalina e riflessi puri, sapevi che Windjammers era il gioco adatto a voi. Dei titoli Data East è sicuramente uno dei più importanti, e senza dubbio si trattava dell'alternativa perfetta se avevi già dato la vita per i picchiaduro, puzzle o virtua tennis. Il gioco è semplice. Un'arena, due sfidanti e un frisbee. Il tuo obiettivo è quello di segnare in una delle tre porte avversarie, totalizzando un punteggio maggiore su quella rossa centrale, o semplicemente far cadere il disco nel campo avversario. Semplice, intuitivo, ma infernale. A distanza di 23 anni, il mio buon amico Michael, che non se ne fa mai perdere una, mi dice: «Ehi, ma sai che esce un remake di Windjammers?» E lì ho capito che finalmente potevamo smettere di martoriarci sugli emulatori. Disc Jam ha debuttato il 7 marzo su Steam e PlayStation 4 e ripropone in maniera davvero fedele ed efficace il grande classico arcade del 1994. Prodotto dalla High Horse Entertainment, composta da due elementi, Disc Jam è riuscito finalmente a non farmi dire «Mannaggia, hanno rovinato un gioco della mia infanzia». Anzi, tutto il contrario. Cominciamo dicendo che il titolo è sviluppato in Unreal Engine e al momento attuale, nonostante sia davvero molto grezzo a livello di dettagli, presenta una sola arena e pochi giocatori. Peccato però che questi non siano tra i personaggi classici di Windjammers, tra cui l'italiano Loris Biaggi, che fu la prima voce in italiano che abbia mai sentito in un videogioco. Il team ha già annunciato che nelle prossime settimane, o addirittura giorni, cominceranno ad arricchire il loro gioco con ulteriori elementi. Al momento, sui quattro personaggi selezionabili, sarà possibile applicare delle personalizzazioni, che partono dagli outfit fino ad arrivare alle pose di vittoria o lo stesso frisbee da utilizzare in partita. Queste customizzazioni potranno essere sbloccate tramite un distributore automatico che in maniera randomica rilascerà oggetti. Ogni oggetto costerà dei crediti di gioco, che fortunatamente possono essere accumulati soltanto giocando e vincendo match online, quindi niente microtransazioni. Quel che ho veramente apprezzato fin da subito è che la semplicità dei comandi e del loro apprendimento è rimasto semplice come lo era all'epoca. Si consiglia ovviamente l'utilizzo di pad Xbox o simili. Cominciamo a parlare dei comandi. Abbiamo il tasto A, o X della PlayStation, che serve a rispedire in maniera dritta il disco, direzionandolo con lo stick del movimento. Poi abbiamo la X dell'Xbox, che è il quadrato della PlayStation, che ci consentirà di effettuare un pallonetto, utile per distrarre l'avversario. E sempre con la X effettueremo delle scivolate, estremamente importanti per raggiungere in maniera molto rapida il disco. Questi comandi erano già presenti nel 94, adesso è stata aggiunta la possibilità di fare tiri ad effetto tramite i due tasti dorsali. La potenza e la velocità di ogni nostro tiro è determinata dalla rapidità con la quale risponderemo all'attacco. Minore il tempo tra la presa e il rilancio, maggiore sarà l'efficacia della nostra mossa. Il tiro perfetto, infatti, si ottiene rispedendo il tutto a tempo zero. Il punteggio è calcolato in maniera diversa dal classico, dove i settori gialli davano 3 punti, mentre i rossi 5. In Disc Jam, invece, spariranno i settori e si partirà da un punteggio minimo di 5, che andrà incrementato di punto in punto per ogni scambio avvenuto. Quindi, più lungo lo scambio tra i giocatori, maggiori saranno i punti da poter vincere. Questo gioco premia moltissimo la concentrazione e i riflessi. Oltre agli attacchi normali, sono stati riproposti i tiri speciali. Potremo sceglierne uno soltanto prima di cominciare il match. Per poter essere effettuati, occorrerà intercettare il disco dopo aver caricato completamente una barra apposita mantenendo premuto A. Durante la carica avremo le capacità di movimento estremamente limitate e non sarà facile riuscire a realizzare questi colpi. Anche qui dovremo avere l'intuito ed i riflessi giusti per leggere la traiettoria avversaria e farsi trovare sulla giusta linea del disco durante il nostro caricamento. Oltre alla modalità one-on-one, abbiamo la comparsa del double. Nonostante non mi abbia mai stimolato più di tanto il doppio sia nel tennis o ping pong, nella realtà e in game, devo dire che giocando con un amico potremo vivere sfide frenetiche contro altri giocatori rintracciati nel matchmaking. E qui, purtroppo, devo toccare un tasto dolente. Al momento, purtroppo, non ci sono tantissimi giocatori, nonostante in questi giorni, timidamente, stiano aumentando.
Non sempre riusciremo a trovare subito degli sfidanti e praticamente non esiste una modalità single player, anche se in compenso è stata creata una modalità per il multigiocatore in locale a schermo diviso. Che altro dire? Per il momento, nient'altro. E molto probabilmente è meglio così. Meglio così perché quel che maggiormente ho apprezzato di Disc Jam è la semplicità dei comandi e l'apprendimento praticamente immediato delle meccaniche di gioco. È il classico titolo dove impari subito senza confonderti e a quel punto gli unici parametri di rilievo diventano la concentrazione, la prontezza e la tattica. Fine. Rendere il sistema di gioco troppo complesso di sicuro avrebbe rovinato la natura basilare che migliaia di giocatori hanno da sempre apprezzato. E adesso, vedere che hanno mantenuto praticamente lo stesso stile e riproposto in chiave moderna così fedele all'originale Windjammers mi ha fatto davvero gioire. E posso tranquillamente dire che Disc Jam è decisamente un degno erede del classico arcade che tutti conoscono. L'unica cosa che si spera è che la community sia presente e non lo lasci morire, in quanto un titolo simile vive soltanto tramite il multiplayer, e quindi senza giocatori purtroppo tutto morirebbe. Quel che dispiace è che non sia stato quasi per niente pubblicizzato, ed oggi sono qui sperando di aver fatto la mia parte nel migliore dei modi. Chissà, un domani forse potrebbe essere preso in considerazione come titolo e-sport secondario. Credetemi, lo vedrei davvero molto adatto. Voi invece cosa ne pensate? Conoscevate il classico? Chi l'ha provato senza conoscere il gioco da cui è basato l'ha apprezzato in ogni caso, scoprendo questo strano sport composto da un frisbee in volo e tante emozioni. Per oggi da Fraus è tutto, ci rivediamo al prossimo video!